Ciao, oggi siamo in Trentino dove abbiamo elettrificato un'abitazione, anzi due abitazioni perché sono due appartamenti e un mini condominio. Allora, se vuoi sentire la storia di oggi qui in Trentino, aspetta dopo la sigla. Intanto, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, così ricevi in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, oggi siamo qui in Trentino dove abbiamo tolto una caldaia, in questo caso a gas, ma in realtà stiamo facendo già tanti altri lavori con caldaia a gasolio e abbiamo elettrificato questo mini condominio. Infatti è un edificio dove ci sono due appartamenti separati, come puoi vedere, ma dopo ti racconto il tutto. Ah, beh, se non mi conosci, io sono Samuele Trento e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in 100% elettriche, come abbiamo fatto in questo caso. Non lo faccio io, ma lo faccio attraverso una rete di installatori partner, sigillo sicuro. E se anche tu vuoi elettrificare la tua casa, beh, vai nella link che trovi qui sotto. Come ti dicevo, qui siamo in centrale termica, è molto stretta, classico degli ambienti del Trentino, dove ci sono degli spazi piuttosto angusti per le centrali termiche, dove trovi di solito caldaie a legna, caldaie vecchie, caldaie a gasolio o caldaie anche a gas, come in questo caso. E qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo smantellato la caldaia e abbiamo installato una pompa di calore di tipo professionale, perché siamo in Trentino e abbiamo bisogno di alte rese di performance per pompe di calore, visto che le temperature esterne sono piuttosto rigide. Qui la temperatura esterna di progetto è meno 12. Come vedi, abbiamo un puffer di acqua tecnica, quindi abbiamo un 100 litri di acqua tecnica. Abbiamo smantellato in questo caso i radiatori per installare un impianto a pavimento. Questa era la richiesta del cliente, vista la ristrutturazione importante da fare, ma sappi che la maggior parte degli installatori di sigillo sicuro invece avviene su case a radiatori. E poi abbiamo dal puffer con l'acqua tecnica, abbiamo due moduli di rilancio, cioè due circolatori che portano l'acqua tecnica, l'acqua del riscaldamento, in un appartamento piuttosto che in un altro. In questo caso ci sono anche dei contacalorie, cioè dei misuratori che capiscono quanto sta consumando un appartamento e quanto sta consumando un altro, così da ripartire poi il costo del riscaldamento giusto per ogni singolo appartamento. Abbiamo dei vasi di espansione, quindi un vaso di espansione per l'acqua tecnica e uno per l'acqua sanitaria. Acqua sanitaria che viene prodotta qui in fondo. Vedi, no? Come tutto è stato costruito e progettato in maniera minuziosa per farcelo stare all'interno. Prima con la caldaia non c'era la necessità di tutto questo. Ma con le pompe di calore deve sapere, se non hai ancora visto uno dei miei video, che l'acqua sanitaria deve essere accumulata in un bollitore. Non possiamo produrre acqua calda sanitaria istantanea. Qui abbiamo un 300 litri, quindi a servizio dei due appartamenti. Anche in questo caso abbiamo il contalitri, cioè sappiamo quanto un appartamento consuma e quanto ne consuma un altro, così da spartire in maniera precisa e perfetta ogni singolo costo. Ma volevo focalizzarmi il video di oggi sul perché in Trentino dobbiamo elettrificare le case. E allora te lo faccio raccontare da Lisandro, che ha seguito il progetto dall'inizio alla fine, e ti racconterà il perché è conveniente elettrificare le case in Trentino. Vieni pure, Alessandro. Ciao, Siamo un po' grazie. stretti, ma Sì, riusciamo. ciao a tutti. Ciao. Allora, Lisandro, tanto la prima domanda che viene spontanea: perché in Trentino elettrificare? C'è così tanta energia elettrica disponibile in regione? Sì, Trentino ha il 90% dell'elettricità che viene da fonti rinnovabili, idroelettrica. Ah, e soprattutto idroelettrica. Idroelettrica. E quello fa che se uno elettrifica casa sua, è automaticamente 90% rinnovabile. Ah, è vero, rinnovabile, sì, Sì, vero. perché c'è da dire che ultimamente vedi tanti fornitori di energia elettrica che ti dicono quota 70% rinnovabile, ma chissà da dove arriva. Qui in Trentino siamo sicuri al 100% che l'energia elettrica viene prodotta in loco e consumata in loco. Acquista Vivere senza gas, il libro fondamentale per la famiglia che vuole trasformare la propria casa in 100% elettrica e dire per sempre addio alle bollette del gas. Poi io ho creato questa azienda, è una azienda Mission Studio, e il nostro obiettivo è aiutare le persone a elettrificare casa loro. E come sentite, il mio accento non è molto trentino, sono italo-argentino. Sono tornato in Italia dopo 11 anni all'estero, mia moglie è trentina, a vivere qua. E la nostra missione è aiutare le persone a elettrificare, fare un progetto
giusto. Qua, grazie mille, avremo con un sigillo sicuro con tutta la parte di pre-analisi e progettazione, e poi fare un lavoro ben fatto, sempre dite, no? Non come l'idraulico da bar, un lavoro ben fatto, professionale, e perché il lavoro sia fatto bene e le persone vivano bene la casa elettrica. Ok, e qui in Trentino immagino, no? Ci sono due aspetti, uno la temperatura esterna, che è piuttosto freddo rispetto ad altre regioni, non tutte però, insomma, la media è piuttosto bassa. E poi il fatto che ci sono tanti radiatori, le case sono piuttosto datate, o comunque il principio di costruzione di una volta era radiatori. Il primo passo che fate qual è? Quando arriva una potenziale possibilità per elettrificare una casa? Sì, sempre sopralluogo prima e poi sempre una pre-analisi di fattibilità. Ok. Per vedere se le condizioni sono giuste per fare un'elettrificazione. Ok. In generale, devo dire, la risposta è sì. In alcuni casi, sono con te, come ni, forse no, però nella maggior parte dei casi sì, e non c'è un impedimento forte per fare questo. E poi io sempre dico, no, in Norvegia il 60% delle case sono 100% elettriche oggi. Fa più freddo in Norvegia che in Trentino. In Trentino. Sì, ha detto due cose importanti, Lisandro. La prima, abbiamo detto anche dei no. Perché non per forza tutte le case sono idonee per installare una pompa di calore, per diversi motivi. E l'altra cosa è che paradossalmente in Trentino, facendo molto freddo, le case anche sono molto performanti dal punto di vista di involucro, quindi hanno comunque già degli isolamenti importanti, cose che magari in altre parti d'Italia non c'erano perché fa un po' meno freddo. Quindi in realtà il tema del freddo sì, però è molto più fattibile probabilmente in Trentino con una pompa di calore che ha delle buone rese, ovviamente quando fa freddo, perché questo poi forse è la chiave di volta, altrimenti rischiamo di schiantarci da su un muro se elettrifichiamo e poi ci troviamo la bolletta più alta di prima, cosa che non può avvenire nel nostro caso perché facciamo la preanalisi e facciamo la simulazione di quanto consumeremo dopo. Esattamente. Una cosa importante per la nostra azienda è sempre la missione della nostra azienda. Gli edifici in Trentino producono il 42% delle emissioni. Poi vi lasciamo un link. Sì, mettiamo il link sotto. Mentre che tutto il sistema di trasporto è 30% e tutta l'industria trentina 25%. Cioè il grosso dell'inquinamento viene dal riscaldamento di case, abitazioni, alberghi e centri commerciali. Ok. Quindi il tema del riscaldamento è molto importante in termini di emissioni. Sì. Noi parlavamo prima di questo che se uno brucia gas in una centrale termica al posto di una casa e poi questa centrale termica invia elettricità o la casa, una pompa di calore con un COP 5 consumerà o produrrà 5 volte tanto caldo per ogni unità di elettricità prodotta. Cioè questo vuol dire che elettrificare un'abitazione significa abbassare di 70% almeno il consumo energetico di quella casa e anche le emissioni, senza parlare di rinnovabili ancora. Certo, sì, senza abbinamenti a fotovoltaici o altro. Poi è di più. E quello per noi è quella la parte più importante, questa missione, far conoscere questo fatto alle persone e poi aiutarle praticamente, no? Non solo teoricamente, sennò fare il piano. Sì, noi passiamo dalla teoria alla pratica, insomma, si può toccare con mano l'elettrificazione in Trentino. Bene, visto che è talmente simpatico Lisandro con il suo accento italo-americano, vi lasciamo anche il link qui sotto per contattarlo se abiti in Trentino e anche tu vuoi elettrificare la tua casa. Bene, ci vediamo al prossimo video. Grazie. Ciao.